siamo 12.25 in questo istante di oggi, giovedì 18 aprile. Ben ritrovati, buongiorno, lo vedete già dal nostro titolo. Quest'oggi parliamo di un tema davvero interessante, parliamo di un tema anche che, insomma, sappiamo poco, ma abbiamo cercato di portare chi ne sa davvero tanto. Parliamo appunto dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale e abbiamo qui il suo presidente, Piero Poccianti. Buongiorno presidente, grazie mille di essere con noi. Buongiorno a voi e grazie di avermi invitato. Insomma, un nome importante per l'associazione, insomma, l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale. L'intelligenza artificiale se ne parla ormai da tanti anni e mi viene a dire troppo spesso forse anche un po' a sproposito, e quindi abbiamo preferito fare un po' di chiarezza, anche perché l'associazione, abbiamo scoperto parlando di ha i natali proprio in quel di Milano, quindi insomma ci sembrava giusto parlarne, no? Come appunto nasce l'associazione e perché nasce questa associazione? Allora, l'associazione nasce nel 1988 e nasce dopo un evento grosso che è avvenuto a Milano nell'87, che è il DJI è una delle grandi conferenze, è la conferenza internazionale di intelligenza artificiale che riospiteremo insieme alla conferenza europea nel 2022 in Italia, a Bologna. E nell'88 nasce l'associazione ad opera del primo presidente, che è Luigia Lucciaiello, è una professoressa della Sapienza di Roma, che è stata a lavorare in America insieme ai grandi dell'intelligenza artificiale, McCarthy, Minsky e tutti i creatori, e quando è tornata in Italia ha sentito il bisogno di creare questa associazione. L'associazione è il membro italiano dell'EURAI, esiste un'associazione europea di intelligenza artificiale che fa da cappello a tutte le associazioni nei paesi europei e ha lo scopo di diffondere e spingere la ricerca di intelligenza artificiale in Italia. Ha più di 1000 soci, per la maggior parte sono soci accademici, diciamo ci sono stati periodi dove c'erano tante aziende, le aziende stanno tornando ora perché chiaramente il tema è di moda ed è importante oggi. 88 è veramente una vita fa parlando di intelligenza artificiale, molto probabilmente anzi erano tutt'altre le ricerche che si facevano all'epoca. Allora, l'intelligenza artificiale ha tanti paradigmi al loro interno, come l'intelligenza umana non è fatta da un'unica abilità ma da tante abilità, e noi dividiamo in due il mondo dell'intelligenza artificiale grosso per quanto riguarda i paradigmi, quelli che chiamiamo paradigmi simbolici, che sono tutte le manifestazioni della logica e della rappresentazione della conoscenza a livello superiore del cervello in qualche modo, e quelli che chiamiamo subsimbolici, che sono quelli che cercano di emulare il funzionamento del cervello a livello più basso, per esempio le reti neurali. Dovete tener conto che i primi vagiti delle reti neurali risalgono al 48, da due ricercatori americani, McCulloch e Pitts, un neurologo e un matematico, che descrivono come funziona un neurone artificiale, e ci sono stati tanti momenti di entusiasmo per ognuno dei paradigmi e tanti momenti di delusione. Nel 1960 abbiamo avuto un grande entusiasmo per le reti neurali e una grande delusione perché Minsky e Papert scrissero un libro dove dimostravano che in realtà tante cose non si potevano fare. E solo nel 1986 circa vengono superati quei limiti tramite le reti multistrato, che oggi fanno parte del vissuto dell'intelligenza artificiale e sono molto adatte non a fare logica ma a fare percezione. Per cui abbiamo... Che differenza c'è tra queste due cose? Allora, quando parliamo di logica parliamo di qualcosa dove rappresento la conoscenza in un mondo e una macchina è capace di fare inferenza logica, di fare ragionamenti. Ok. I vecchi sistemi esperti, che erano poi la cosa che andava per la maggiore proprio nell'86, erano strumenti di questo genere. Qual era il grande difetto dei sistemi esperti? È che qualcuno doveva insegnare alla macchina la conoscenza. Non avevamo strumenti dove la macchina imparava da sola. Però quegli strumenti erano fantastici perché sapevano anche spiegare il proprio comportamento. Oggi noi abbiamo delle macchine che fanno cose straordinarie a livello di percezione, quindi riescono a descrivere cosa c'è in una scena, in un filmato o in una fotografia, riescono a parlare con una persona
capire il linguaggio, riescono a individuare dei pattern e quindi in qualche modo a fare diagnosi, anche diagnosi non solo su diagnosi mediche, ma anche diagnosi di una macchina che si sta rompendo. Noi sappiamo che i grandi meccanici, quando io porto la macchina dal meccanico, si accorgono dal rumore se c'è qualcosa che non va. Ecco, noi oggi riusciamo a far questo. Però abbiamo macchine che non sono capaci di spiegare il proprio comportamento. E questo è un grosso limite se pensiamo anche a una macchina che guida da sola. Quindi la ricerca... La macchina guida da sola, guida perfettamente da sola, ma non sa spiegarmi perché sa guidare così bene e perché sta facendo quel tipo di manovra. Esatto, e questo può essere un problema, per esempio, se sta facendo se fa un incidente, perché tanto lo farà. E magari ne farà molti meno degli umani, ma qualche volta lo farà. Quindi la ricerca sta cercando proprio di superare questo problema, di mettere insieme i vari paradigmi e arrivare a una macchina che sappia imparare da sola, che sappia percepire, che sappia fare logica, ma che sappia anche astrarre. Questa è una cosa che noi siamo abituati a fare, noi facciamo delle analogie, cioè noi siamo capaci di affrontare mondi che non conosciamo perché troviamo delle analogie con cose che sappiamo fare. Per ora le macchine questo non lo sanno fare. Quindi la ricerca sta andando in quella direzione. Diciamo prima appunto, l'associazione nasce a Milano, poi si è espansa in tutta Italia, però a Milano continua ad avere tante attività, quali ad esempio? Allora, l'associazione è in tutta Italia, come ha detto anche lei, e in tutte le università, i centri di ricerca e diverse aziende. A Milano noi avremo l'anno prossimo, per esempio, il convegno dell'associazione, che sarà tenuto a Milano, quest'anno è a Cosenza, e abbiamo fatto un evento molto importante il 12 di aprile, che è iForum, sì, che è il primo evento dedicato alle aziende, a Palazzo Mezzanotte, dove c'è stato più di 700 partecipanti, ha avuto un grosso interesse, abbiamo cercato di spiegare alle aziende che cosa si può fare e che cosa ancora non si può fare. Cosa si è visto di così interessante? Ma si è visto diverse, molta partecipazione anche di ricercatori e aziende insieme. Secondo noi la cosa importante è ritrovare un colloquio comune fra il mondo della ricerca e il mondo delle aziende, che in questo paese nel tempo si è perso, perché dobbiamo evitare il prossimo inverno. I ricercatori parlano di primavera e inverno dell'intelligenza artificiale e noi crediamo che se puntiamo troppo sull'entusiasmo e non sulle reali possibilità potremmo avere un altro inverno, e questo è da evitare. Quindi è importante che il mondo della ricerca e il mondo delle aziende parlino insieme. Quando parliamo di aziende parliamo anche di start-up e poi di aziende grandi. Anche le start-up sono importanti in questo paese, spesso non hanno molti finanziamenti. Prima Forano mi diceva che spesso volentieri noi utilizziamo sistemi sviluppati magari negli Stati Uniti o i cinesi sono molto avanti, poi diceva in realtà l'Europa potrebbe essere ancora più avanti. Sulla carta in realtà siamo ancora più avanti. A livello di ricerca l'Europa è ancora più avanti. Se andiamo a vedere il numero di articoli pubblicati e quanto gli articoli sono citati, l'Europa è più avanti. L'Italia è, per articoli citati, è circa al terzo posto, quindi è notevole. I ricercatori sono pochi. Quello che vediamo è che Cina e USA stanno investendo quantità di denaro spaventose. E la Cina in particolare ha un piano da qui al 2030 di diventare il leader mondiale sull'intelligenza artificiale. L'Europa deve reagire, tutta Europa, non parlo solo d'Italia, perché evidentemente l'Italia può reagire soltanto se riesce a introdursi in un contesto europeo. Stanno venendo fuori molte iniziative, ci credo molto. Vediamo se riusciamo almeno su questa a mettere d'accordo la gente. Diciamo appunto, l'associazione nasce nell'88 quando insomma si aveva un'idea magari anche completamente diversa di cosa significava, di cosa voleva dire intelligenza artificiale all'epoca, di quali erano appunto i limiti. Ormai forse, anzi, voi ormai non vi ponete più limiti ormai, nel senso... No, ce li poniamo ancora. Ah, ok, meno male. Ce li poniamo ancora. Noi, anzi, noi riteniamo che siamo molto lontani da arrivare a quella che nella fantascienza si vede. Ecco, perché, Presidente, appunto, cioè, c'è questo problema. L'intelligenza artificiale affascina chiunque, si auspica chiunque che possa appunto aiutarci tutto, però tutto in fondo nel nostro cuore c'è un po' di paura. Perché questa paura? E soprattutto se questa paura ha un senso?
Allora, per rispondere a questa domanda meglio, voglio spiegarle questo. Quando noi parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di quella che chiamiamo General Artificial Intelligence e Narrow Artificial Intelligence. Quindi quella generale e quella ristretta. Quella generale tende a ricreare un essere senziente a tutti gli effetti, che è quello che si vede nei film di fantascienza. Siamo molto lontani da arrivare a una macchina che percepisca e sia capace di autocoscienza, e sia capace di emozioni, eccetera. Ci stiamo studiando, ma siamo molto lontani. Oggi invece siamo molto vicini e anzi in alcuni ambiti abbiamo superato le capacità dell'uomo su ambiti molto ristretti. Cioè, se io faccio vedere una serie di fotografie a una macchina, la macchina riconosce che cosa c'è dentro la foto meglio di quanto può fare un uomo. E anche sul parlato abbiamo macchine che percepiscono il parlato, quindi capiscono quello che sto dicendo, meglio di quanto fa un uomo. Ancora in altri ambiti, tipo la traduzione, gli uomini se la cavano meglio. Insomma. Però quello che ci spaventa, a parte l'intelligenza artificiale e la fantascienza, è l'autonomia. Cioè queste macchine cominciano a saper prendere delle decisioni in modo autonomo. Questo che cosa significa? Significa che io posso avere una macchina che sostituisce l'uomo anche in compiti più elevati, anche in compiti cognitivi. Questo ci spaventa. Ci spaventa perché noi pensiamo che le macchine ci ruberanno il lavoro. Secondo me, noi a 5 anni ragioniamo su questo tipo di cosa, perché oltre a fare congressi scientifici facciamo degli eventi anche per i ragazzi, per la gente comune, in particolare parlando proprio degli impatti. E quello che abbiamo capito è che anche nelle altre rivoluzioni industriali, dove noi abbiamo costruito la ruspa o la macchina a vapore, in realtà dopo un periodo iniziale di assestamento le condizioni di lavoro sono migliorate, perché gli orari di lavoro sono diminuiti e perché le condizioni di lavoro in generale sono migliorate. Però questo non è venuto automaticamente, è venuto a fronte di ribellione di persone che hanno preteso che parte del vantaggio andasse anche su di loro. Quindi la paura, secondo me, non deve essere tanto dell'intelligenza artificiale, ma deve essere quanto di un sistema economico, sociale, politico, che ha perso di vista il fatto che dobbiamo diminuire le disuguaglianze, non aumentarle. Perché se noi iniettiamo l'intelligenza artificiale dentro questo sistema economico, dove il profitto e il PIL sono gli indicatori fondamentali e sono dei mezzi per raggiungere il benessere, probabilmente le macchine, in modo autonomo, cercheranno di conseguire il profitto e il PIL, ma non necessariamente il benessere che ci sta dietro. Ecco, appunto, adesso parlavi di profitto, quindi insomma di come le aziende possono ad esempio sfruttare, utilizzare meglio l'intelligenza artificiale oppure non usarla in maniera corretta. Però insomma, quando pensiamo all'intelligenza artificiale pensiamo ai grandi colossi, alle grandi aziende. Poi invece è questo rientrare anche negli interessi delle piccole e medie aziende, delle piccole e medie imprese? Allora, per far questo abbiamo bisogno anche di infrastrutture che possano utilizzare anche quelle piccole e medie aziende. Però voi dovete pensare che il terreno economico europeo è fondamentalmente diverso dal terreno economico sia cinese che americano. Cioè noi abbiamo molto più artigiani, l'Italia in particolare, ma in tutta Europa, e abbiamo molto più piccole e medie aziende. Allora, se non cominciamo a rivolgere anche verso questi soggetti, questi strumenti, noi rischiamo di perdere proprio il terreno economico più sano che abbiamo. Ma guardi, gli esempi possono essere centinaia. Pensiamo a un esempio banale: un fornaio. Un fornaio è una persona che fa il pane, lo fa con le mani, ma anche con alcune macchine, chiaramente, però che vende il pane e deve cercare di contenere l'invenduto, no? Quindi deve cercare di fare pane schiacciata, dolci, per quanto la gente gliene compra. Quindi deve cercare di prevedere quello che succederà. Ecco, gli strumenti di intelligenza artificiale possono essere fantastici e io potrei creare degli strumenti non rivolgendosi al singolo, perché sarebbe troppo costoso, ma alle associazioni di categoria, per esempio, e creare degli strumenti che poi possono andare bene ed essere personalizzati anche per il singolo fornaio, aiutandolo a ottimizzare il proprio business, anche in modo etico, perché poi buttare via il pane non è una non cosa è bella. Per niente. Bene. Questo vale anche per tutto il cibo, vale per l'energia, vale per tantissimi ambiti. A
parlato appunto di costi delle aziende. Uno dei costi che le aziende in questo momento stanno affrontando è per mettersi un po' in regola con questa famosa GDPR, no? Che ha a che fare con la privacy, che comporta però varie problematiche. So che appunto molte aziende dicono ma questa grande strada sulla privacy ci dà dei problemi a livello di business, oppure anche a livello di struttura, nel senso non sappiamo come gestire questi dati. Qui l'intelligenza artificiale può venirci incontro? Allora, a mio avviso, questo che viene vissuto come un freno da qualcuno potrebbe essere una grande opportunità, perché noi, se guardiamo le architetture dei sistemi di intelligenza artificiale di questi grandi colossi tipo Amazon, IBM, Microsoft, anche se Microsoft si sta muovendo anche in questa direzione, Google eccetera, spesso sono basati su cloud. Questo significa che tutta l'elaborazione avviene viene concentrata su dei grandi server decentrati. Questo però può essere un grande problema, prima di tutto perché questo significa maggiore inquinamento, perché spostare le informazioni costa, e costa anche da un punto di vista ambientale, vuol dire liberare più CO2, perché sfruttare più energia. E poi dà dei grandissimi problemi proprio sul discorso della privacy e sul GDPR. Se noi cominciamo a pensare a un'architettura distribuita, dove ogni singolo device ha a bordo dell'intelligenza, pensate a una telecamera che riesce a percepire quello che succede intorno a un ATM, bene? Io potrei a bordo della telecamera stessa, senza far uscire dati, programmare, far imparare a un algoritmo che esistono situazioni dove qualcuno si avvicina con una bombola, è una situazione a rischio, per esempio, e non faccio uscire dati, perché il garante della privacy mi impedirebbe di far uscire i dati sulla rete, perché prendo quello con la bombola, ma potrei prendere anche la vecchietta che va a prelevare. Allora, facendolo più vicino possibile, eseguendo intelligenza più vicina possibile ai dati, io potrei ottenere un'architettura che è più efficiente, non solo a livello del singolo device, ma anche a livello di server dipartimentale, di server aziendale e poi anche di cloud, però rispettando le regole del GDPR, stando attento all'ambiente, stando attento al possesso dei dati. Io sono convinto che noi potremmo produrre delle architetture che sono più efficienti da un punto di vista di intelligenza artificiale, più reattive, migliori, rispettose di chi ha i dati, perché i dati sono nostri, non sono delle grandi multinazionali, e può essere un salto in avanti. Però bisogna spingersi in quella direzione. Bisogna cominciare a capire che non voglio soltanto il profitto, ma voglio dare servizi e benessere alla gente. Tornando all'associazione, invece, lei è presidente, ma da quanti anni che è presidente? Io sono presidente, quest'anno, alla fine dell'anno, saranno 2 anni. Ogni 2 anni il presidente può essere cambiato, ogni 4 anni deve essere cambiato. Si è avvicinato, come diceva appunto, molto molto giovane all'intelligenza artificiale, è in associazione da tanti anni. Come si diventa presidente appunto dell'associazione dell'intelligenza artificiale e qual è il suo percorso per arrivare dove è in questo momento? Allora, io ho cominciato a interessarmi all'intelligenza artificiale quando avevo 14 anni e voi capite guardandomi che ora ne ho qualcuno di più. 18, 19. Esatto. E, dopodiché, anche tramite i miei studi, ma anche tramite il fatto che prima abbiamo fondato una piccola azienda e non avevamo tanti soldi e quindi ci siamo dovuti costruire tutto da soli, e allora di informatica dopo se ne sa parecchio. E poi ho cominciato a lavorare in una banca che aveva un ufficio che si occupava di innovazione, e lì ho continuato a lavorare sull'intelligenza artificiale. E nel 2000 sono entrato nel direttivo dell'associazione. Poi nel 2014 sono diventato vicepresidente, e poi li ho convinti a farmi presidente. Diciamo appunto, l'associazione è fatta di soci. Chi sono i soci? Allora, il libro soci è fatto di circa 1050 persone. Queste persone sono enti, che possono essere università, enti di ricerca, singoli ricercatori, anche appassionati, studenti e aziende. Tenete conto che nel tempo noi abbiamo visto circa il 40% di aziende e il 60% di ricercatori. Poi le aziende hanno diminuito il loro impegno durante gli inverni dell'intelligenza artificiale e ora stanno tornando con grossi interessi.
Però tutti possono diventare soci. Noi cerchiamo di non far diventare soci criminali, insomma, questa è l'unica cosa. Per il resto siamo aperti. Cosa, c'è una caratteristica che deve avere magari il socio Hyper IA? Oppure... Essere appassionato. Essere appassionato. Sì, perché la nostra è un'associazione culturale, senza fini di lucro, quindi noi abbiamo tanti ricercatori, però se qualcuno che è appassionato a questa cosa si presenta, sicuramente non lo rifiutiamo. Sicuramente nei commenti alla diretta vedete già i vari link alle le coordinate appunto per mettersi in contatto con l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale. Nel futuro dell'associazione cosa c'è? Allora, c'è questi eventi che incrementeremo, okay, sia verso gli studenti. Noi pensiamo di riuscire a fare un evento dove gli studenti diventeranno partecipi, e quindi parte attiva, e dovremo farlo a Firenze, probabilmente nel Salone dei 500, alla fine dell'anno. Alla fine dell'anno abbiamo l'evento a Cosenza e l'anno prossimo lo avremo a Milano. Tutti gli anni avremo un evento a Milano per le aziende, che è l'iForum che ho citato prima. Però l'associazione ha intenzione di fare molto di più. Ha intenzione di cercare di mettere insieme la ricerca, spingersi a supportare queste iniziative europee. Noi siamo la prima associazione europea a supportare CLAIRE, che è un movimento nato dal basso nel cercare di mettere insieme tutti i laboratori europei, ed è una iniziativa che recentemente ha avuto anche il patrocinio da parte del governo italiano, ed è stato il primo governo, ora se ne stanno assommando tanti. E crediamo che dobbiamo continuare a ragionare su intelligenza artificiale sia con i ricercatori, sia con i ragazzi, sia con la gente comune, perché avrà impatto sulla vita di tutti quanti, sia con le aziende, e dobbiamo far capire che cosa si può fare per aumentare il benessere dell'umanità, ma anche del pianeta. Dobbiamo cambiare il nostro modello, perché il modello economico che abbiamo fra le zampe è un modello dell'Ottocento, dove il capitale e il lavoro sono le risorse infinite e le risorse naturali sono finite e le risorse naturali sono infinite. Ed è chiaro che non è così. Allora l'intelligenza artificiale può diventare uno strumento prezioso, perché sulle risorse scarse può aiutarci ad ottimizzare, può aiutarci a vivere dentro l'astronave al meglio. Se la iniettiamo in un modello economico sbagliato, facciamo danni. Perfetto, quindi insomma, di averne paura, diciamo, non bisogna averne paura dell'intelligenza artificiale, anzi è proprio, siamo noi, è in mano nostra, quindi bisogna capire quelle. Ci sono dei pregi e dei difetti dell'intelligenza artificiale, cosa potrebbe essere quello che appunto potrebbe allora, essere definito difetto? Il difetto più grande in questo momento è, da una parte, la difficoltà di spiegare il proprio comportamento. Dall'altra il fatto che l'intelligenza artificiale, come lei stava dicendo prima, ce l'abbiamo in mano noi, però non ce l'abbiamo più in mano noi a livello di algoritmi, perché l'intelligenza artificiale crea gli algoritmi e li crea in base ai desideri che noi esprimiamo. Allora il grande pericolo in questo momento è che noi esprimiamo i desideri sbagliati. Arthur Clarke, che è un autore di fantascienza famosissimo, diceva: ogni tecnologia sufficientemente sofisticata è indistinguibile dalla magia. E dietro il concetto di intelligenza artificiale, anche quella ristretta, c'è un concetto un po' che richiama la magia. Ma i racconti di magia spesso vanno a finire male, no? Perché io esprimo il desiderio sbagliato. Ma pensi a Mida. Bene, Mida, che probabilmente i desideri veri che aveva erano diversi, non era loro. Probabilmente a Mida gli piaceva le belle donne, gli piaceva mangiare bene, gli piaceva il potere. Solo che Dioniso gli dice: io esaudisco un tuo desiderio. E allora Mida dice: fai sì che tutto quello io tocco diventi oro, perché così poi con l'oro io mi compro quello che voglio, cioè il potere. E in realtà quello che succede è che poi torna da Dioniso e dice: ho sbagliato desiderio, perché le donne non le posso più baciare, il pollo non lo posso mangiare. E questo è un archetipo del nostro tempo. Noi stiamo sbagliando il mezzo con il fine. E se iniettiamo l'intelligenza artificiale e lì puntiamo il desiderio sul mezzo e non sul fine, l'intelligenza artificiale realizzerà il mezzo, ma potrebbe fare grandi danni sul fine. Chi è
chiarissimo. Presidente, siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata e davvero la ringrazio tantissimo, è stato chiarissimo e davvero ha dato molti spunti anche per interessarsi ancora di più a questo tema. Dicevo appunto, le coordinate le trovate nei commenti a questa diretta, quindi potete poi scrivere all'associazione e perché no anche magari poi fare anche domande, diventare soci, andare alle varie attività, ai vari eventi che l'associazione fa durante l'anno. Io ringrazio tantissimo Piero Poccianti, presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, davvero grazie mille per essere qui con grazie noi. Grazie a voi. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito da casa. Noi torniamo domani alle 12.30 sempre qui in diretta su Milano News con altre storie della nostra città. Grazie mille, arrivederci, a presto.